Massimo Caputi. Massimo, buongiorno, bentornato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati a voi. Che bello essere qui, caro Massimo. In realtà ci siamo sentiti anche nel cuore di agosto per parlare di pallone, perché noi malati, come dire, non esiste, cioè c'è l'astinenza. Ma meno non... male che ci siete voi. Esatto. Perché se lasciassero a me a Pigi di calcio non si senti, parla più. Senti Massimo, ne abbiamo già molto parlato tra di noi. Sinisa Mihajlovic. Ecco, il calcio può essere tante cose, anche l'immancabile polemica sulla VAR. Poi però accade qualcosa come quanto accaduto ieri al Bentegodi e ti ricordi perché siamo innamorati di questo sport anche. Sì, assolutamente straordinario, e soprattutto siamo innamorati di alcuni uomini di sport che veramente sono un esempio, un simbolo, e che sono un esempio per quello che è la vita di tutti i giorni, perché poi è questo che viene, no? Veramente Mihajlovic sia l'uomo del giorno, sia quel personaggio che a tutti quanti noi, con quel gesto di andare in panchina, non solo al suo Bologna e ai suoi ragazzi, a tutti quanti noi, insomma, ha dato veramente una grande forza, e soprattutto, insomma, ci fa pensare come si dovrebbe, o come ci sono alcune persone che riescono a sfidare la malattia, ma anche soprattutto a reagire a quello che gli accade. Se dovessimo andare a questo punto insomma, alla prima giornata, andiamo un pochino sulle questioni, sulle partite, sui gol. Abbiamo sintesi, Juve-Napoli bene, Milan malino o male? Ma guarda, io devo dire che mi sono avvicinato al campionato avendo delle sensazioni, e queste sensazioni poi me le sono ritrovate sul campo, e mi spiego, cioè Juve-Napoli, che sono partite per prime, hanno comunque dimostrato di essere forti, di essere superiori in virtù di giocatori e di una classe generale di grande livello. Poi è chiaro, la Juve non è ancora la Juve di Sarri, ci sono alcune scelte da fare. Il Napoli, bellissimo davanti, ma insomma prende tre gol, però sta di fatto, forti erano, pensavo fossero forti e forti sono. Invece le altre che hanno giocato ieri, ci troviamo con il Milan, per me molto indietro, soprattutto se poi Giampaolo dice che gli interpreti non vanno bene, insomma ormai siamo a 40 giorni e passa, o comunque un mese di lavoro, è difficile accorgersene all'ultimo, quindi Milan in ritardo. E invece bene, tutto sommato, Atalanta e Lazio, che partono, diciamo, da una certezza, che è quella degli allenatori, di quella di tanti giocatori, e in più hanno messo qualcosa che le fa essere più forti. Mi riferisco a Muri e l'Atalanta, più qualità, e Lazzari per quello che riguarda la Lazio. E poi c'è la Roma, che sicuramente ha già assorbito il gioco offensivo di Fonseca, è stato per alcuni tratti anche esaltante, se vogliamo, il suo gioco, però in difesa è un disastro. Tant'è che oggi nel tuo editoriale Pressing, in prima pagina sul Messaggero, ovviamente nell'inserto sportivo, ne parli. E come, faccio un po' fatica a leggere, diciamo così, la composizione della prima pagina che hai fatto con i tuoi redattori, perché da una parte c'è Roma a metà, dall'altra c'è Lazio a mille, però oggettivamente le cose stanno come scrivete voi del Messaggero, e il tuo editoriale ha il titolo "Una certezza già c'è, domenica un derby da spettacolo e gol". Quel "e gol" è pretestuoso, Caputi, l'hai messo lì un po' così. Beh. Quindi, guarda, io penso che veramente il derby di domenica è un derby incredibile, no? Perché la Roma veramente ha dimostrato che offensivamente ha capito gli schemi, che è pericolosa, può far gol, però non dico che a ogni azione avversaria può subirne, ma poco ci manca. E allora poi pensi alla Lazio, esaltante ieri la sua prestazione a Genova contro la Sampdoria, micidiale in attacco con Immobile, Correa, Milinkovic, Savic, Luis Alberto. Secondo me ci vuole il pallottoliere. Io penso che ci divertiamo domenica. Ragazzi, sabato sera così c'è Juve-Napoli, ve lo dico. Avremo sì, modo. Partitina. Partitella. Fulvio, Però sai Massimo, alla seconda, al di là del fascino che c'è sempre e comunque, è chiaro che il peso sul campionato è relativo. Prima di lasciarti andare, Massimo, vorremmo approfittare di te come anche grandissimo appassionato e competente di tennis, perché una mezz'oretta fa ho fatto partire, colpa mia, il tormentone del padel. E noi abbiamo passato l'intera estate a giocare noi di RTL 102.5 a padel, scoprendo in realtà gli internazionali. Ormai sono passati 10 anni e rotti, ricordo l'esordio in Italia sostanzialmente del padel. Confermi che può essere una vera malattia dei prossimi 2 anni?
No, 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 io confermo, è già una malattia che procede e non c'è una cura, a quanto pare, e meno male, perché insomma veramente è un grandissimo sport che prende giovani e meno giovani. Ma ha preso anche te? No, ecco, e questo mi potrebbe essere un segnale preoccupante per me, perché sono ancora, no, io non lo faccio per un semplice motivo, anzi per due motivi. Uno, perché ci vuole un po' più di tempo. Io, sapete che ho debole sul golf, e se ho tempo preferisco giocare a golf e a tennis. Però dico a tutti quelli che giocano a padel di stare attenti, perché è uno sport straordinario, bellissimo, emozionante, adrenalina. Ma occhio alle giunture, ai muscoli, fate bene stretching, allenatevi, perché sennò ci si fa male. È vero, come tutti. Sapete, ha ragionissima Massimo, perché dato che puoi giocare quasi subito, sì, a differenza del tennis, diciamo decentemente, ecco, sì, giusto stare in per campo, divertirti, stare in campo, sì, decentemente, sì, sì, è un'altra cosa. Tu te ne freghi. Bravissima, ed è rischioso, perché se hai 15 anni un conto, se come me ne hai 21, sai, capisci, o Massimo, come me 22. Lo so, Fulvio, è che io ne ho 25. Lo so. Bene, date i numeri che stamattina, sì, li diamo tutti quanti. Abbastanza. Senti Massimo, allora un abbraccio forte, ci sentiamo molto presto su RTL 102.5 e buon lavoro. Grazie, grazie, a voi. Grazie.